È successo. Il Vaticano ha appena approvato una messa che molti non esitano a definire eretica. Mentre la messa tradizionale viene messa da parte, si spalancano le porte a qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il cuore della nostra fede. Resta con me, perché quello che sta accadendo è sconvolgente. Ieri è arrivata una notizia che molti aspettavano con ansia, ma che non tutti vedranno di buon occhio. Il Vaticano ha ufficializzato le norme per quello che viene chiamato il rito Maya della messa. Questo nuovo rito non è esente da polemiche, poiché incorpora elementi culturali delle popolazioni pre-cristiane del Messico, tra cui danze rituali, preghiere particolari e gesti che un tempo erano associati ai culti pagani. Il dibattito si accende immediatamente. Per alcuni si tratta di un'apertura pastorale che celebra l'inculturazione della fede. Per altri, invece, rappresenta un pericoloso allontanamento dalle tradizioni cattoliche, un compromesso con pratiche che hanno radici in credenze considerate demoniache. L'annuncio è stato dato da Monsignor Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de las Casas, che ha spiegato che queste novità hanno ottenuto l'approvazione ufficiale dal Dicastero per il culto divino. La reazione a questa notizia è stata immediata, dividendo fedeli e teologi. Alcuni vedono in queste nuove pratiche un tradimento della dottrina, mentre altri sottolineano che la Chiesa, attraverso il Concilio Vaticano II, ha incoraggiato l'inculturazione, cioè l'integrazione delle culture locali nel culto cristiano. Questa decisione solleva interrogativi profondi. Quanto è accettabile modificare la liturgia per accogliere usanze culturali che hanno origini non cristiane? Fino a che punto l'adattamento pastorale può convivere con la fedeltà alla tradizione? Il rito Maya, così come approvato dal Vaticano, include una serie di elementi che differiscono profondamente dalla liturgia tradizionale della Chiesa Cattolica. Tra le novità più evidenti, ci sono le danze rituali, che saranno eseguite in momenti specifici della messa, come l'offertorio, la preghiera dei fedeli e il ringraziamento dopo la comunione. Queste danze non sono descritte come folklore, ma come movimenti meditativi, accompagnati da musiche tradizionali, che mirano a rappresentare il senso spirituale dell'Eucaristia in una forma culturalmente diversa. Un altro aspetto distintivo è il coinvolgimento dei laici in ruoli tradizionalmente riservati ai sacerdoti. In particolare, le donne potranno essere incaricate di incensare l'altare e i fedeli, utilizzando strumenti caratteristici delle culture indigene, invece dei consueti turiboli. Inoltre, figure di rilievo morale all'interno della comunità, uomini o donne, potranno guidare alcune parti della celebrazione, come l'invito iniziale alla preghiera, l'elenco delle intenzioni o i ringraziamenti dopo la comunione. Il vescovo Arizmendi, uno dei principali sostenitori del rito, ha difeso queste innovazioni affermando che si tratta di un'incarnazione della fede che rispetta le specificità culturali di queste comunità. Secondo lui, queste pratiche non stravolgono il significato della liturgia, ma lo esprimono attraverso linguaggi diversi. Tuttavia, non mancano le critiche. Molti osservatori temono che queste concessioni possano sfociare in un relativismo liturgico, in cui la messa perde la sua identità universale per adattarsi troppo ai contesti locali. Questo è solo il secondo rito di questo tipo approvato dal Concilio Vaticano II, dopo il rito zairese in Africa. Per alcuni rappresenta un segnale positivo di apertura, per altri un compromesso che rischia di minare l'autorità e l'unità della Chiesa. Il dibattito attorno al rito Maya si concentra su un punto chiave: il legame con pratiche indigene pre-cristiane. Alcuni elementi del nuovo rito derivano direttamente da tradizioni culturali ancestrali,
che prima dell'arrivo del cristianesimo erano parte di cerimonie religiose dedicate a divinità locali. San Paolo, nelle sue epistole, ammoniva che tutti gli dei dei gentili sono demoni, una citazione frequentemente utilizzata dai detrattori per evidenziare il pericolo di includere nella liturgia cattolica pratiche che potrebbero essere interpretate come un'apertura al paganesimo. Secondo i critici più severi, il rito Maya è un esempio di relativismo teologico, un tentativo di annacquare il messaggio universale della fede cattolica per compiacere culture locali a costo di tradire le radici della Chiesa. Dall'altra parte, i sostenitori del rito sottolineano che l'inculturazione non è una novità. La Chiesa ha sempre cercato di adattare la liturgia per renderla comprensibile e significativa nei vari contesti culturali, fin dai tempi della missione evangelizzatrice degli Apostoli. Il rito Maya, quindi, non sarebbe altro che un passo in questa direzione, una risposta al mandato pastorale di avvicinare le comunità locali alla fede cattolica senza cancellare la loro identità culturale. Nonostante le rassicurazioni, resta il timore che questi adattamenti possano diventare un precedente per ulteriori modifiche liturgiche, portando a una frammentazione della liturgia universale della Chiesa. Le critiche più dure provengono da chi vede in questo rito una manifestazione degli effetti del Concilio Vaticano II, accusato di aver aperto la strada a interpretazioni che mettono in discussione l'autorità centrale della Chiesa e la fedeltà alla tradizione. Mentre il rito Maya viene celebrato come un segnale di apertura e inclusività, molti cattolici tradizionalisti vedono in questa decisione del Vaticano un'inaccettabile contraddizione. Da una parte, pratiche liturgiche profondamente radicate nella tradizione millenaria della Chiesa, come la messa in latino secondo il rito tridentino, sono state progressivamente limitate o addirittura vietate. Dall'altra, riti nuovi, che incorporano elementi pre-cristiani, vengono non solo permessi, ma anche promossi come modelli di inculturazione. Questo doppio standard ha sollevato interrogativi sulla direzione teologica e pastorale della Chiesa. La messa tradizionale, custodita per secoli come espressione più alta della fede cattolica, viene spesso accusata di essere divisiva o esclusiva, nonostante abbia formato generazioni di santi e martiri. I sacerdoti che scelgono di celebrare secondo questo rito rischiano oggi di essere ostracizzati, ridotti al silenzio o perfino scomunicati, come dimostrano alcuni casi recenti. Eppure, si tratta di una liturgia che, fino a pochi decenni fa, era il cuore pulsante della Chiesa universale. Perché allora un rito che ha nutrito la fede di milioni di cattolici è ora visto come un ostacolo, mentre riti che integrano pratiche strane alla tradizione cristiana vengono accolti con entusiasmo? La questione non è solo pastorale, ma anche teologica. La messa tridentina è intrinsecamente legata al sacrificio di Cristo sulla croce, con una struttura e un linguaggio che sottolineano il mistero della redenzione e la trascendenza divina. I suoi simboli, i gesti e le preghiere sono stati attentamente sviluppati nel corso dei secoli per mantenere la sacralità e l'universalità della fede. Al contrario, i nuovi riti, pur volendo essere un'espressione culturale della fede, rischiano di mettere in secondo piano il significato universale della liturgia, trasformandola in una celebrazione locale che può essere interpretata in modi molto diversi. Questa apparente inversione di priorità, bandire la tradizione e accogliere l'innovazione, lascia molti cattolici sconcertati. Il Concilio Vaticano II aveva certamente aperto la strada all'inculturazione, ma con l'intento di avvicinare le persone alla verità del Vangelo, non di alterare il significato essenziale della liturgia.
Se il rito tridentino è accusato di essere esclusivo, non si rischia forse di escludere con queste nuove direttive quei fedeli che trovano nella tradizione una guida spirituale irrinunciabile? Dietro tutto questo si cela un interrogativo più profondo. Cosa significa oggi essere cattolici? Si può davvero mettere da parte la tradizione per abbracciare una varietà di espressioni culturali senza perdere di vista l'identità centrale della Chiesa? E soprattutto, quale messaggio si sta trasmettendo ai fedeli quando i sacerdoti che difendono la tradizione vengono emarginati, mentre si concede ampio spazio a pratiche che, fino a poco tempo fa, sarebbero state considerate inaccettabili? Queste decisioni sembrano suggerire che l'unità della Chiesa sia diventata una questione di compromesso culturale più che di fedeltà alla dottrina. È un rischio che non possiamo ignorare. Quando la tradizione viene vista come un ostacolo e l'innovazione come una virtù a tutti i costi, si perde qualcosa di essenziale della nostra fede. La liturgia non è solo un adattamento culturale, ma un incontro con il divino che deve rimanere ancorato alla verità eterna del Vangelo. Cosa ne pensi? Se ti è piaciuto il video, commenta Amen. Che Dio ti benedica.